Volta, cioè, mi devo mettere così. Passami Roberto. Roberto, ragazzi, lui è Roberto. Roberto saluta. Ecco ragazzi, lui è la nuova mascotte del canale, si chiama Roberto. E questo qui è il suo nome su Instagram, perché Roberto ha un profilo su Instagram. Quindi seguitelo in tantissimi, perché Roberto è molto molto attivo e carica sempre foto, vero Roberto? Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video diverso dal solito. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video che io non ho mai portato sul canale. Siamo qui per provare alcuni cibi che abbiamo acquistato da Tiger. Questo ragazzi non è un video che ci hanno pagato per farlo. Infatti posso tranquillamente dire che Tiger fa cagare, così possiamo accertarsi che appunto questo video non è a pagamento. Vi lascio ragazzi in descrizione il link del suo canale e del suo Instagram. Arriga, seguitela buonasera. In massa. Detto questo, io direi di cominciare. Partiamo dalle cose salate. A ogni cibo daremo poi un voto, diciamo da 1 sì. al 10. Il 10 sì, merita sì, proprio la vita, c'è capito? Prima ragazzi da provare, quella che proprio secondo me è proprio schifo, sono queste patatine qua alla mela. Ho fatto questi puntini, raga, che sembrano delle fragole. Ma è buone, ma non è vero, raga. 3, 2, 1. Ma è buonissimo. Mamma mia, che schifo. Paffa mia. In pratica, paffa. Ragazzi, non ma, so. Ma voglio neanche più marfetta. È un snack, ragazzi, è un snack. Noi da Teretta, che lei di cucina non capisce niente. È un snack assolutamente buonissimo. Sono mele essiccate. Io do vuoto 9. 1. 9. 1. Fa veramente schifo. 9. 9. Utile. 9. Queste dovrebbero essere delle patatine al cocco. Sono totalmente di cocco. Con yogurt questi, raga, buonissimi. E sono 2, così. Beh, sai che io so cosa sono. Buonissime. Buone. Buonissime. 11. No. Mamma mia, buonissime. Io do 6. Ora abbiamo queste, ragazzi. Che sono? C'è qua scritto tipo che. Ah, perché per far vedere che sono stati fritti. Posso. Ah, io pensavo che si danno fritti. Vabbè, queste sono buone. 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 10. 8. Io do 10 a tutti. Ragazzi, c'è questo qui, che sono dei cereali. Poi ci mettete il latte caldo qui dentro, lo lasciate per 3 minuti e poi non lo so, boh, si mangia. Colazione. Questi ragazzi li faremo tra pochissimo. Intanto io passerei immediatamente a queste qua, ragazzi. Sono delle barrette al waffle e cioccolato. È stato fuori. Che schifo, proprio colato. È orribile. 5. Tito 3. E per ultimo, ragazzi, ma non per importanza, poi dopo ci stanno tipo sti cosi qua da mettere. Abbiamo il latte. Questo, ragazzi, è un latte al cacao. E vedete la bottiglietta? È di vetro, quindi fantastico. Comunque, un po' quanto uno va per alberghi in gita sempre. Così non ci si rovina il latte. Penso che è a lunga conservazione. Così alla romana. Buono. Latte lunga conservazione, raga. Ah, buono, buono. 10. Questo merita un 10. Molto buono, poi fresco. Quello faccio proprio schifo. A me piacciono. È arrivata l'ora dei noodles, yeah. Questo no, ho messo dopo, eh. Ok. Mi sono sentita malissimo perché ho alternato dolce, salato, salato, dolce, dolce, salato. E mi sono sentita malissimo. Hanno inventato i forbici. Ma basta. Hai messo per mezza porzione tutte spezie. Tu sei proprio cuoca provetta, proprio è provetta. È mezza porzione. Tu non hai visto, cambiato niente, sempre vomito è rimasto. Cibo è. Ha un aspetto veramente brutto. Visto là quanto vanno sulla luna astronauti. Sa di trippa di agnello ben speziato di. Questo ci vuole una bella biretta rossa doppia per buttare giù sta zozzeria. Non capisci niente. Tipo, se morite di fame dopo 3 giorni. No, no, ragazzi. Questi ragazzini la Romix mangiano ste zozzerie. Bianca se mangia ste cose da mattina alla sera, non so come fa. Bianca Zennaro. Grande, brava Bianca. Ecco perché fai bei musicali. Perché poi ti brucia la lingua. Regà, il mio stomaco sta chiedendo aiuto. È buono, ragazzi, è buono. La mattina una bella botta di. Non sono esagerato. Ma non è vero. Ragazzi, è buonissimo. Ho preso il possesso del tuo canale. Comunque. Ai noodles do 3. A questo 0. No, veramente. No.
Mi sto sentendo male. Ma non è vero. Detto questo, vi lascio tutti quanti i miei social network qui sotto nella descrizione. Ragazzi, in questa descrizione do il link del canale di mia madre e del suo Instagram. E ma mettecelo il link stavolta. E in più anche il link del suo profilo Instagram. Sì, anche perché anche roba Instagram. Se non siete iscritti, iscriviti, non siete belli. E niente, ciao, 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 ciao,